la grafica. Ancora più ombre che luci sul cammino delle squadre di due grandi città. Il Bologna, come diceva prima Claudio Valeri, e la Triestina, quest'ultima in casa, sono state battute da Leffe ed Empoli. In trasferta successo anche del Chievo Verona a Prato, 3 punti pure per Como e Massese. Immutati l'ordine di classifica e le distanze in testa, ma dietro a Fiorenzuola e Spal è più vicino il Como. La zona playoff è stata agganciata dalla Massese, in coda perde ulteriore terreno, la Pistoiese. Riscatto del Potenza in trasferta, in particolare le partite della coppia di testa emiliana, il Fiorenzuola e la Spal. I servizi di Antonio Boschi e Gabriele Pasini, vediamo. Ogni volta che il Fiorenzuola non gioca di domenica sono guai. E così sabato, nell'anticipo di campionato con il Carpi, abbiamo visto la peggior prestazione della squadra di Veneri. Partita brutta, rarissime emozioni e un primo tempo completamente privo di gioco. La cabala non basta però per assolvere i rossoneri, privi dell'infortunato Rossi. Il Carpi può dire di aver perso un'occasione, trovare una formazione così vulnerabile non è da tutti i giorni. In tutto il primo tempo il Fiorenzuola non tira in porta e si fa vedere solo Pellegrini in regia centrocampo. La squadra modenese se ne sta sulle sue e sfiora il palo di Rubini con Picasso proprio allo scadere. Nella ripresa il Fiorenzuola si ripresenta più determinato. Al 31esimo l'occasione più ghiotta. Poloni scavalca tutta la difesa e pesca il solito Paratici che tira in diagonale e fuori di poco. La Spal non riesce a sistemare la pratica.